ragazzi, FX Calcio in quel di Perugia. Voglio darvi subito la notizia: in caso di vittoria siamo ufficialmente campioni d'Italia per quanto riguarda la Serie B, però intanto andiamo a giocare. E intanto formazioni generali della partita, iniziamo con il Perugia, con il Pescara che è la squadra ospitante: Perizzoli, Pesoli, Kosic, Abegasi, Sguana, Viviani, Zureschi, Bjarnason, Vukušić, Brugman, Sansuini. Per il Perugia: Cicco, Minnette, Bordini, Signoracci, Muliterno, Fernandez, Varricchio, Noger, Autieri, Alagia, Tourinho. Si va a giocare, ragazzi, partita bellissima in quelle di Perugia, dalla città di Perugia. Eccoci qua, ragazzi, partita al Cardiopalma, tutta da vedere, tutta da gustare, partitona veramente bellissima e ci aspettiamo grandi emozioni. Bjarnason, azione in solitaria, Bjarnason, Birkir, Bjarnason in posizione, ti prego, fermato dai signoracci, sbaglia tutto, mamma mia che erroraccio clamoroso della difesa, Alagia parte velocità, mamma mia, Viviani, no, espulso, clamoroso, 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 espulsione per Viviani, che ha recupero di Togni, il brasiliano, mamma mia, qua il fallo c'era tutto, prova a trovare Trotti, a mente appunto Sansuini, colpo di testa, rete, ed è il gol del Pescara, Perugia 0, Pescara 1, mamma mia Sansuini. Zuleschi, entrato da macellaio, mamma mia ragazzi, ma che so sta entrata, Pecasi, Samunito, punizione con la Lazio, Autieri in ottima posizione, mamma mia Pecasi, Sansuini, ripartenza in velocità, ancora Zuleschi per Vukušić, azione ben studiata, ancora per Zuleschi, spazio di Abordin, Tourinho parte in velocità, il giocatore brasiliano del Perugia, Tourinho in ottima posizione, la devia Kosic in calcio d'angolo, angolo per il Perugia, la mette in mezzo Muliterno, mamma mia Pesoli, spazza via, fine primo tempo ragazzi, QP, Perugia 0, Pescara 1, partita, si può fare di più, sì, più o meno, voglio provare, Mascara al posto di Bjarnason, e l'ultimo cambio, Rizzo al posto di Zuleschi, e poi faccio qua il cambio, anzi no, Rizzo, sì, ecco qua, farà il mediano destro, munizione a munizione per Fernandez, per Vukušić, palla invece arriva tra i piedi di Mascara, che tira una bomba sotto l'incrocio dei pali, Perugia 0, Pescara 2. Che tira una bomba sotto l'incrocio dei pali, Perugia 0, Pescara 2. Palla per Aragna, spazza via Pecasis, mostruoso. Autieri, palla ancora per il Perugia, scusate, spazza via ancora una volta di cattiveria la difesa. Alagia, palla al bacio, ma Pesoli è mostruoso. Ci prova da ottima posizione, prova la portata, ma secondo me il tiro è troppo facile per il portiere, infatti, parata del portiere, Tourinho parte in velocità, il brasiliano del Perugia prova la bordata, Pelizzoli sempre presente, fa forte il tentativo di fare gol da parte del Perugia, là c'è un'ottima posizione, Pelizzoli parte in velocità, Rizzo fa tutto quello che vuole, Rizzo palla per Togni, Togni prova il tiro da fuori area, parata del portiere, Alagia, mamma mia, perché occasione per il Perugia, Pecasis, cosa è riuscito a prendere, palla per Tourinho, pericoloso, il giocatore del Perugia prova un tiro molto 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 pericoloso da lunga distanza, parata di Pelizzoli, Mascarigno, gran bordata, paratura del portiere per Tourinho, sta per terminare la partita e finisce qua, Perugia 0, Pescara 2.
Quindi ragazzi, partita vinta un'altra volta con l'uomo in meno, un'altra partita finita in 10 uomini per colpa a causa dell'espulsione di Viviani nel primo tempo, gol di Sansuin e gran gol di Mascarigno. Andiamo a vedere la classifica e i risultati. Ragazzi, come vi dicevo prima, siamo ufficialmente campioni della Serie B, con ben 21 punti di vantaggio sul Catania, 93 punti per il Pescara. Iniziamo prima con il marcatore, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo con i portieri, con Arona, Gillet, Camego, Astesana, Verardo. Marcatori, Gemignano, Cassone, Feller, Calegari, Alagia. E invece nella squadra ideale della partita non c'è nessuno, in particolare della nostra squadra. Virtus e Andrea, vediamo i risultati. Virtus Entella 0, Bari 2, Lanciano 1, Cittadella 0, Crotone 1, Ternana 1, Trapani 2, Avellino 1, Brescia 2, Latina 0, Carpi 0, Bologna 0, Livorno 1, Frosinone 0, Spezia 2, Varese 0, Perugia 0, Pescara 2, Provercelli 0, Siena 1, Modena 2, Catania 1. Ragazzi, che risultato incredibile, perché il Catania perde addirittura con una squadra che ormai non ha quasi più niente da dare per quanto riguarda questo campionato. Salva, ma ormai non può puntare più, quasi, non può quasi più puntare alle zone dei playoff. E vabbè, bene è così, perché noi siamo ufficialmente campioni della Serie B e quindi prossima stagione in Serie A. Vediamo la classifica, si parte dalla parte bassa: Avellino 31, Bari e Virtus Entella. Bari e Avellino ormai sono praticamente spacciate e quindi retrocederanno in Serie C, mentre Virtus Entella e Lanciano ancora sono in lotta. Poi c'è ancora Ternana e Lanciano in teoria in lotta per non retrocedere, e la lotta arriva fino al Varese più o meno. Provercelli e Livorno rischiano e non rischiano, quindi bisogna vedere a fine campionato come andrà a finire tutto. Ragazzi, che dire, un campionato giocato alla grande da questo Pescara. Abbiamo vinto ufficialmente il campione di Serie B, siamo ufficialmente in Serie A. Come avete potuto vedere anche nelle scorse puntate, addirittura siamo arrivati in finale Coppa Italia, purtroppo persa con la Lazio, però ci può stare. E che dire ragazzi, un campionato vinto in maniera netta e meritata. E quindi ragazzi, che dire, dal canale Big è tutto, dal dottor Puccio anche tutto, dal vostro amico dottor Puccio. Ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Mi raccomando, tutto in descrizione, canali consigliati, social, il mio canale Twitch, ricordo, Dottor Puccio Official, in descrizione Twitch per le live, e anche il mio canale YouTube, Dottor Puccio Official Channel, dove ricarico anche le live di Twitch. E alla prossima, ragazzi. Quindi ci vediamo direttamente all'inizio della Serie A. Nel caso vi faccio l'ultima partita proprio della Serie B, giusto per festeggiare ufficialmente il campionato. E quindi farò giocare anche un po' di riserve. Ciao ragazzi!